però c'è tanto di buono in tutto questo, perché dobbiamo fare una cosa, come le campagne si stanno spopolando sempre di più, già all'epoca un pericolo era questo, ma ora stiamo arrivando a un processo di urbanizzazione che sta tanto di postmoderno, dove postmoderno non è sempre sinonimo di bello, giusto, buono, progresso. Con una parola, per voi lo strumento più indispensabile di cui un insegnante non potete fare a meno? Chi risponde? Sara. No. Allora, la domanda. Qual è lo strumento più indispensabile? Sempre la scelta del secondo me, per la mia esperienza, è sempre la capacità di osservare il bambino, fornirsi di tutti gli strumenti che dopo che possono dare una competenza e imparare ad osservarlo per poi intervenire correttamente in qualsiasi campo, soprattutto rispettandolo, incentivando la sua curiosità, il suo interesse e sviluppando le sue potenzialità. Volevo sapere se in questi anni è cambiato l'interesse dei bambini nei confronti delle attività manuali che sono proprio al centro della scuola Rizzioni. Adesso, in questi anni, è cambiato. Conosco da quanto mi riferiscono veramente poco alcune educatrici che ho avuto io e una che è appena andata in pensione, che mi ha telefonato proprio l'altro giorno, mi ha detto, si ricorda che bei disegni facevano il bambino? Solo aggiungere, credo che un po' sia questo lo scopo di tutti noi. Oggi riprendere in mano quei pezzetti che mancano, che gli strumenti dell'oggi importantissimi, che comunque sono attuali, però vanno a scapito di altri. Io volevo fare una domanda alla professoressa Esposito. Diciamo, in che modo, secondo lei, le esperienze laboratoriali influiscono sulla formazione degli insegnanti? Guarda, io non sono un insegnante, come vi dicevo prima, sono un operatore didattico, ho frequentato molti corsi con insegnanti proprio sui laboratori didattici e devo dire che hanno una gioia quando lavorano con le mani, una partecipazione a queste formazioni per laboratori didattici nelle scuole. E io ho detto proprio recentemente, proprio in una scuola di Magliano, ho fatto un corso sull'arte contemporanea con degli insegnanti, ho detto proprio, ma voi siete i bambini o gli insegnanti? Perché si divertivano veramente a fare quello che facevano. Abbiamo composto musiche con suoni fatti dalle mani, dalla bocca, installazioni si chiamano, di arte contemporanea, maestri, insegnanti della scuola materna e delle scuole elementari, ed era veramente un piacere stare con loro e credo che la scuola, come dicevo prima, attraverso laboratori didattici può dà proprio quella partecipazione attiva all'insegnante e al bambino e fa diventare propria la materia. Allora, come il professor Masci ci ha spiegato come è venuto a contatto con l'opera di Steiner, io vorrei chiedere al professor Stracquadagno come è venuto a contatto con l'opera di Frene e come è iniziata la collaborazione con Lodi. Lodi che è andata molto avanti nell'applicazione dei libri e altro, e mi sono accorto veramente che le tecniche del Frenet, rivisitate chiaramente oggi in chiave moderna, perché nessuno bisognerebbe ormai di fare il giornalino o comprarsi uno tipografico con un limografo, ma adesso si fa al computer, erano quelle tecniche di vita, con la tecniche di vita e tecniche diciamo, che riproducevano il caratteristico modo del bambino di apprendere, quindi lo applicate sia prima dall'insegnante, adesso anche un po' dal dirigente, e mi sono accorto. Prima di andare via, se non ci sono altre domande, volevo soltanto ricordare questo fatto. Il professor Mauro Leng, che
approccio a Guido Cox senza nulla dire di contrario, quando invece nella letteratura pedagogica nazionale c'era molto rigorosità a questo proposito, quindi una molto una mente aperta e intellettualmente fervida. Prima di morire, il professor Venn è morto nel 2004, nel 2000 scrisse questo testo che non è stato mai pubblicato ed è intitolato Sentieri della memoria. Questo testo racconta la sua vita, la sua storia, un po' quello che noi abbiamo cercato di fare oggi. E qui egli dice: io ho sempre sostenuto che la pedagogia è un'arte, ma è anche la scienza di quest'arte e la filosofia di questa scienza. Credo in questa brevissima frase commentato anche il lavoro che abbiamo fatto oggi, ed in più vorrei citare un altro testo importante, che è quello di Luciano Corredini, la persona che è diciamo succeduta a Mauro Lenni nella stessa cattedra di pedagogia generale, che sta combattendo quasi con l'attuale ministro per l'introduzione della nuova disciplina cittadinanza e costituzione, per cercare di fare in modo che il nostro gruppo di lavoro su questa disciplina possa avere voce e verità all'interno delle aule ministeriali. Corredini ha fatto la stessa cosa in un certo senso, però ha pubblicato il testo, a differenza di Mauro Lenni, che l'ha scritto soltanto per pochi amici e poi l'ha fatto girare per la corrispondenza con l'invio postale. Corredini ha scritto "A noi è andata bene" e in questo testo racconta i 30 anni della sua vita. Allora io ho stracciato anche qui un piccolo passo che mi sembra significativo per il lavoro che abbiamo fatto oggi. Egli scrive: il compito che mi sembra di dover assumere è vasto, sembra troppo ambizioso, ma credo sia inevitabile. Portare una generazione di giovani dall'ignoranza alla consapevolezza, dall'integrazione alla criticità, dalla rassegnata pigrizia alla indomabile attività, dalla solitudine all'amicizia, dai blocchi alla comunità articolata ed aperta, dall'individualismo alla collaborazione, dal gregarismo alla leadership e all'iniziativa, dalla simpatia all'amore, dalla discussione alla verità. Anche questo credo condensi il lavoro di questa giornata. Grazie a voi tutti.